Separazione delle carriere nella magistratura, legalizzazione della cannabis, abolizione del 41 bis. Sono alcune delle battaglie del Partito Radicale portate avanti anche in Friuli Venezia Giulia. Ha fatto tappa a Trieste la campagna di mobilitazione per la raccolta di iscrizioni. Ludovico Fontana. L'obiettivo è di raggiungere 3.000 iscritti entro il 31 dicembre, limite deciso dallo stesso partito nell'ultimo congresso. Oggi si è raggiunta quota 2.340. La campagna di mobilitazione messa in moto oggi ha fatto tappa a Trieste. Presente anche Sergio D'Elia. Quindi se non vengono raggiunte le 3.000 iscrizioni, chiude il Partito Radicale Transnazionale? Chiude il Partito Radicale e quindi credo che sia un danno a questo paese. Quanti di voi hanno riposto in Marco Pannella la fiducia che magari la propria condizione cambiasse, il divorzio, l'aborto, eccetera? Non ci sarebbe il partito che fa le lotte che gli altri non vogliono fare, oppure, anche se vogliono, non sanno fare. Dopo la morte di Marco Pannella è venuta la scissione tra il Partito Radicale e i Radicali Italiani, rappresentati tra gli altri da Emma Bonino. Noi abbiamo scelto di mantenere vivi i connotati di un partito, oltre che non violento, transnazionale e transpartitico. L'altra parte ritiene che un partito, per essere tale, deve presentare le liste alle elezioni, deve candidarsi. In Friuli Venezia Giulia gli iscritti sono una sessantina. Stamattina c'è stata una visita nella casa circondariale di Tolmezzo, destinata ai detenuti in 41 bis. Sono quei detenuti dimenticati di cui nessuno parla e che vivono davvero una situazione che non si può definire Stato di diritto, non si può definire democratico, è semmai purtroppo una forma di tortura di Stato.